Poi ci dice il nostro amico Galliani, qualsiasi combustibile genera particolari, cioè ogni volta che bruciamo qualche cosa generiamo comunque delle polveri. E queste polveri, queste sono fotografie del microscopio, sono fatte così, cioè sono sferiche e sono sferiche, cade al loro interno e estremamente fragili e vedete si rompono al minimo urto facendo dei cocci grossi, ma facendo anche un sacco di cocci piccolissimi, e questi cocci piccolissimi sono terribilmente penetrati nel nostro organismo. Da tutte le combustioni, qualsiasi combustione sia, escono delle particelle che si chiamano particelle primarie, che si formano primariamente dove io brucio. Poi vediamo di che cosa, vediamo di approfondire un attimo questa nozione. Ma insieme con le particelle primarie escono dei gas, che sono degli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e dei composti organici che dipendono da ciò che io sto bruciando. Io non riesco a pronosticare che cosa di organico riesce, non lo so. Non so perché, non so che cosa sto bruciando. Questi gas in atmosfera trovano dell'ozono, della vapore e dei radicali liberi che, semplificando molto, sono delle parti di molecole estremamente grandi che reagiscono per loro. Bene, questi gas, in queste condizioni, in presenza di luce, che è un catalizzatore, in presenza della frazione ultravioletta della luce, generano altre particelle, che si chiamano particelle secondarie. Queste particelle secondarie si formano a distanza di giorni dalla combustione, quindi a distanza anche di molti chilometri, perché queste polveri, questi gas, ovviamente viaggiano, non è che rimangono fermi sul cammino, fanno percorrono molti chilometri. Cosa significa questo? Significa che se io brucio qui le mie particelle secondarie si possono formare anche a 50. 100 km di distanza, cioè distanze enormi. Queste particelle secondarie sono soverchianti rispetto alle polveri primarie, ce ne sono molte di più, e hanno la particolarità di portarsi appiccicati degli altri inquinanti organici, che sono diossine, idrocarburi policiclici aromatici, furani, tutta una serie di inquinanti che non viaggerebbero, cioè cadrebbero immediatamente se non avessero questo veicolo della particella secondaria. Bene, di queste particelle secondarie non si tiene mai conto quando si fa una valutazione di impatto ambientale di un inceneritore, di una fabbrica in generale, come se non esistessero. In realtà sono estremamente patogene, importanti per la nostra salute. Guardate un po', questo è l'inquinamento da ossidi d'azoto, che sono proprio i precursori principali delle polveri secondarie. E questa, più è scura l'immagine, più la densità di queste polveri ha. Queste sono fotografie da satellite fatte in maniera un po' particolare. Guardate un po', questa è la pianura padana dove abito io. Questa è una delle quattro zone più inquinate del mondo, un'altra è questa. Guardate un po', questa è una cosa un po' particolare, vedete questa strisciolina che trovate tra l'Inghilterra, questa Londra e diciamo, il passo più stretto della Manica? Quelle sono le navi che vanno avanti e indietro, che liberano proprio queste particelle secondarie. Questa è Roma, Roma è proprio il punto. E questa è l'Italia, un po' più da vicino. Voi avete un bel inceneritore, avete le navi che arrivano, movimento, e avete delle tante fabbriche sulla costa, sulla parte verso la fine.
trovano soltanto nell'arte. Ma, come vi accennavo prima, si trovano anche sulla frutta e sulla verdura e sui cereali. Perché? Perché ovviamente hanno un cacao. Cadono e non ci mangiano. Guardate un po', queste sono delle brassicacee, sono delle brassicacee, dei cavoli, cavoli che hanno fiori, eccetera. Guardate un po' la superficie che hanno, quando le polveri cadono su queste superfici, voi non potete liberarvi. Potete lavare mille volte il cavolo, potete bollirlo, potete fare tutto ciò che volete, e poi potete mangiare. Noi abbiamo pubblicato proprio quest'anno un articolo su 135 pari di scotti presi da quindicina di paesi del mondo su tre continenti diversi, e circa il 40% dei casi abbiamo trovato questi pari di scotti sono eliminati proprio da queste polveri, perché queste polveri cadono sul grano, noi vicino al grano diventa carace, cioè e queste sono proprio immagini al microscopio elettronico di quello che troviamo in questi pari di scotti, eccetera. Questi, io ho messo qualche esempio di biscotti italiani, questo è un biscotto piuttosto comune che contiene addirittura delle particelle di osmio, cioè la composizione di queste particelle è alluminio, silicio, cloro e osmio. L'osmio è un elemento, è un metallo abbastanza raro che si trova in natura sempre col platino. Io non so come abbia fatto a finire il biscotto. Sono trovati dei biscotti ancora più comuni che contengono invece delle particelle di tungsteno, anche qui non so più perché. L'immagine prossima è un pochino più allarmante perché è qualcosa che riguarda il cibo dei bambini. I bambini sono molto molto sensibili a questi inquinanti. Questo è un omogenizzato per bambini che contiene delle particelle di talio. E il bambino, io vi assicuro che non è affatto contento di avere il titano, infatti vedete che inconsciamente reagisce. Questa è una cialla per gelato che contiene delle particelle di ferro e cromo, gelato molto comune. Questa è una bombola con particelle di ferro e alluminio. Questo è qualcosa che voi giovani giochi non so molto bene. Gli hamburger, guardate un po', tutto questo è un campo di microscopia elettronica, quindi è piccolissimo. Guardate, ci sono delle migliaia di particelle micro e nano di argento. Perché di argento? Perché l'argento è un pesticida che si viene cade, cioè che dà sull'erba, foraggio, la mucca, mangia questa roba e noi poi ci mangiamo il pesticida, l'argento, nella mucca, ma non si ricavano. Questo è pane italiano del nord e del sud italiano. Vedete che tutti gli inquinanti, quello del nord, tungsteno, tantalio, alluminio, cobalto, quello del sud, tungsteno, argento, cobalto. Io so da dove viene questo pane, ma non so da dove viene l'inquinamento, perché con la globalizzazione compra la farina in Ucraina, la compra in Canada. Questo che è? Da dove viene? È roba del Montreal, è roba di Chile, non lo so. E come fanno allora queste particelle a penetrare nel nostro organismo? Beh, si comportano come dei gas. Più piccola è la particella, più si comporta in maniera simile ad un gas. E come un gas viene inalato e finisce tanto più in profondità nel nostro organo respiratorio, quanto più piccola è la polvere. Noi abbiamo i nostri bronchi, cioè tutti i tubi che portano l'aria, la parte più profonda del polmone, dove noi scambiamo con il nostro sangue, scambia l'anidride carbonica che è lo scarto, l'ossigeno che è il carburante. Noi abbiamo 100 milioni di questi sacchettini e in questi minuscoli sacchettini finiscono queste polveri. E queste polveri, ahimè, nel giro di una sessantina di secondi finiscono nell'albero, nel sistema, nella circolatoria, nella parte circolatoria, nel veleno e nel verde. Ci mettono una sessantina di secondi. Lo studio è stato fatto dall'Università di Lombardia.